Cantano l'amore, quello per il prossimo, gli studenti del Crespi di Busto Arsizio che, col coro Polimnia, sul palco del Teatro Sociale celebrano i 30 anni del liceo linguistico che ha affiancato quello classico, ma anche e soprattutto la memoria di Don Isidoro Meschi, l'insegnante di religione ucciso il giorno di San Valentino di 33 anni fa da un ragazzo disagiato di cui si prendeva cura la comunità Marco Riva. Realtà quest'ultima beneficiaria del ricavato del concerto e presente sul palco col suo presidente attuale, di fianco all'assessore alla cultura e in rappresentanza anche del Lions Club Busto Arsizio Host, che patrocina l'evento assieme all'Associazione Amici del Liceo e al Comune.